È arrivato maggio, sono tornati i bisi, le perle verdi dei Corlugani, le perle verdi di Baone, Erba Petrarca. Siamo venuti a Baone a vedere il rito della sgranatura. Qui stanno destegolando quintali di bisi per la festa dei bisi, che quest'anno è arrivata alla 25esima edizione e si terrà il 19, il 20 e il 21 di maggio qui in piazza a Baone. Ma andiamo a vedere che cosa stanno facendo qui dentro. Venite, venite con noi. C'è un rito antico che si rinnova ogni anno a Baone, nelle sere di maggio che odorano dei tigli del cuore del paese euganeo. È il rito della sgranatura dei bisi, le perle verdi di Baone, che riuniscono attorno al loro cuore giovani e meno giovani del borgo. Un cuore reso vulcanico dalla natura dei colli euganei, bolle sul fondo di un mare preistorico che conservano oggi una varietà geologica e microclimatica incredibile. Dall'orto al vigneto, dalla cantina alla cucina, ciò che cresce da queste parti ha una marcia in più. Proprio come i bisi, che a Baone non si sgranano, si destegolano. Già, perché il baccello in Veneto si chiama tega, una parola derivata direttamente dal latino teca, che vuol dire contenitore, astuccio. Da qui a destegolare il passo è davvero molto breve. E come capita sempre in questi casi, i bisi diventano una scusa, anzi un motivo, per incontrarsi e chiacchierare delle faccende del paese, per insaldare vecchie amicizie e per crearne di nuove. Biso dopo biso, chiacchiera dopo chiacchiera, le cassette si svuotano e le bacinelle si riempiono sotto gli occhi attenti di chi dovrà trasformare quei piselli in un piatto da leccarsi i baffi senza perdere neppure una virgola del gusto delicato delle piccole vulcaniche preziose perle verdi dei colli euganei.